No, 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 ragazzi, non ci siamo. Non ci siamo. Non puoi pareggiare a Venezia. Non puoi fare 1-1 a Venezia. Non ti puoi permettere, in questa situazione di classifica, di fare 1-1 a Venezia. Lascia stare la sfortuna di Dybala che si fa male nei primissimi minuti di gioco. Lascia stare gli infortuni che hai. Lascia stare tante cose, ma lascia stare che il Venezia in casa è un'altra cosa, lascia stare tutto, lascia stare tutto. Tu non puoi pareggiare a Venezia, tu non puoi pareggiare a Venezia in questa situazione di classifica, in un momento in cui era necessario, obbligatorio, richiesto per forza di cose di vincerle tutte fino alla fine del 2021. Tu non puoi più permetterti di perdere dei punti per strada. Il rischio, che non è un rischio, qui è la verità, è la realtà. Ragazzi, questa è la realtà. La realtà è che non andiamo in Champions. Non puoi. Ragazzi, non possiamo. Un mi piace a questo video? Scaricate OneFootball. Il link per scaricare qui sotto in descrizione per sentire un po' quelle che saranno le parole dei protagonisti nel post partita, di capire come ci prepareremo, di capire come l'hanno vissuta. Adesso abbiamo una settimana di pausa, di tranquillità per preparare la partita col Bologna e poi abbiamo l'ultima col Cagliari, una trasferta e una in casa. OneFootball gratis qui sotto in descrizione, ma il punto non cambia, il punto non cambia. E io lo so che la Juventus lo sapeva, il problema è che abbiamo fatto un primo tempo in cui a fine primo tempo ho proprio detto, eravamo in live, ho detto, non bene, non siamo andati benissimo. Siamo in vantaggio, va bene, ma non siamo andati benissimo, non ci siamo andati. Non ci siamo andati benissimo. Secondo tempo da film horror. Secondo tempo da film horror. Horror. Non vedo, guardate, non vedo l'ora di fare le pagelle. Non vedo l'ora di fare le pagelle, perché ne ho tante davvero da dire. Di cosa posso raccontare questa partita? Non posso raccontare niente di questa partita. La solita partita con mille errori tecnici, tantissimi errori soprattutto negli ultimi metri, ma tanti errori anche in costruzione, nel palleggio, ma errori banali, errori classici, un po' quello che abbiamo visto sulla falsariga col Malmo. Ma un conto è in Champions, girone già passato, giochi in casa, le seconde linee contro un Malmo che... Qui devi fare 3 punti, di cosa stai parlando? E anche facendo 3 punti stasera, guarda, andiamo in un universo parallelo in cui la Juventus ha vinto al 93esimo con la punizione di Sule. C'era comunque da mettersi mai nei capelli. Perché continuiamo a fare delle cose che non sono da Juventus. Ragazzi, non sono da Juventus. Questa non può essere la Juventus. Non è possibile che se manca Dybala non c'è niente. Se manca Dybala non c'è lo spunto lì davanti. Non creiamo. Oggi è impreciso pure Cuadrado. Ci mettiamo pure le imprecisioni di Cuadrado. Va bene, non c'è Chiesa, non c'è Kulusevski, non c'è Dybala. Va bene, ho capito. Ma se è la Juventus che deve tirare fuori le balle. Perché si è già giocato troppi jolly. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Poi si fa male Dybala, entra Caio. Siccome Caio non ha fatto una bella partita. Assolutamente no. Però a me non piace, nonostante, lo ribadisco, lo sottolineo, non ha fatto una bella partita, ma non mi piace che lo fa entrare e me lo cavi. Sono quelle cose che non fanno bene. Cioè, il discorso di fondo è questo. Il discorso di fondo è questo. Noi abbiamo iniziato questo percorso del creare valore e quindi abbassare l'età media e quindi arrivarci con i giovani sul lungo. Nessuno chiede che chi arrivi a gennaio con già la squadra dei giovani pronta per vincere la Champions, perché non è questo il caso. Però per puntare sui giovani bisogna accettare gli errori dei giovani, soprattutto di un classe 2002 che è la prima stagione in Italia dopo aver giocato tutta la carriera in Brasile. È normale che non sia pronto a livelli da Serie A. Io me l'aspettavo anche un po' più pronto, devo essere sincero, me l'aspettavo un po' più pronto. Però ragazzi, i giovani crescono con gli errori, e sicuramente quella di oggi è una pedina, un sassolino per la costruzione sia per lui che per Sulé. Questa è una bella notizia, hanno giocato tanti ragazzi giovani. Però io chiedo di più da quelli che sono giocatori della Juventus, che sono dei titolari, sono giocatori affermati, sono i giocatori pronti. Perché oggi la colpa non la puoi dare a Caio. Ribadisco, per quanto non abbia fatto una bella partita, e poteva dare di più, sì, ha anche sbagliato un gol, la prima palla che tocca, che secondo me è un gol facile facile. Però non puoi dare la colpa a Caio oggi. Oggi non puoi dare la colpa a Caio. E meno male che Pellegrini, che secondo me è stato il migliore in campo, ti fa l'assist e ti salva con una diagonale. Un pericolo grosso, eh? Un pericolo grosso, 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 grosso.
Io la prova di Rabiot non so come posso etichettarvela, sinceramente. Anche Locatelli oggi è meno del solito, ma Rabiot? E poi non è uscito lui né nel triplo cambio, che non mi è piaciuto, perché Pellegrini va bene che era ammonito, però era il migliore in campo a mani basse. Rabiot? Perché Rabiot? Poi il Berna era forse l'unico che nel secondo tempo, tra i tanti errori, l'imprecisione, anche lui sottotono, però dava un po' di pericolosità perché andava a prendere il pallone tra le linee. Io non l'ho capito il triplo cambio. Non l'ho capito. E Alvaro Morata era quello un po' più in palla, un po' più pimpante, però che fatica. Che fatica. Ha fatto un bel gol. Ha anche giocato meglio spalle alla porta in alcune circostanze. Poi era stanco, era esploso, non ce n'aveva più. Tante volte andava ad allargarsi sulla sinistra a cercare di prendere quello spazio lì. Ma che fatica, ragazzi. Ma che fatica a mettere insieme due passaggi in croce. Facciamo una fatica a mettere insieme due passaggi in croce. Cioè, oggi mi è sembrato di vedere in alcuni giocatori che mancasse la voglia, che andassero in campo per dire: è sabato, sono le 6, devo far arrivare le 9 stasera, che torno a casa e mi metto sul divano. Ma se giochi per la Juventus, questi ragionamenti non ci possono essere. Imprecisione negli ultimi metri, questo è un fattore tecnico. A me è sembrato anche poca voglia, ma soprattutto per come torni in campo nel secondo tempo. I 10 minuti che fai nel secondo tempo, dove poi loro che minuti li fanno il gol loro? Guarda su OneFootball, al 55, perfetto, ho detto 10 minuti e 10 minuti sono. Tra l'altro il gol, una confusione incredibile anche lì, tra l'esterno di destra e l'uomo che non gli va incontro, uscita sul loro tiro, su a tre quarti, e va bene, però è proprio un discorso di cioè, al di là del discorso tecnico, perché hai giocato in una maniera tremenda, non sei stato efficace, non hai costruito praticamente nessuna palla gol importante, però tu sei entrato in campo nel secondo tempo molle, flaccido, moscio. Ma come posso spiegarvelo di più? Una sufficienza incredibile, sembra che stessi vincendo 3-0 e loro trovano il gol e tu devi stare zitto. Quando ieri Allegri parlava di quell'umiltà di dover essere provinciale, che in tanti magari l'hanno intesa come una roba negativa, no, perché il Venezia, che ha un tasso tecnico immensamente minore del tuo, ci ha messo più voglia di te e si porta a casa a sto punto, che per loro è come vincere una finale di Champions League, pareggiare con la Juventus, una neopromossa di Serie A che pareggia con la Juventus, il Venezia che pareggia con la Juventus. Allegri aveva ragione a dire di stare attenti. Poi anche Allegri oggi non mi è piaciuto, ve l'ho già detto anche prima. Oggi avevano tante assenze, quello che volete, ragazzi, quello che volete, ma non le possiamo più buttare via ste partite. Non le possiamo più buttare via ste partite. Siamo in ritardo, non li recuperiamo più sti punti, sono due punti persi che non tornano oggi. Con la Fiorentina che ha vinto 4-0 con la Salernitana. Io non riesco più a capire come possa fare gol questa Juve. Io non ho idee di come possa fare gol questa Juve. Non lo so. Non lo so, perché negli ultimi metri senza la qualità di Dybala non lo so veramente, non ne ho idea, aiutatemi anche voi a capirlo, io sono preoccupatissimo, infatti quando sento che Vlahovic risolverebbe tutti i problemi, ne risolverebbe, certo, ne risolverebbe, ci darebbe una grandissima mano, anche delle opzioni che in questo momento non abbiamo, ma non te li risolve tutti, ci serve, ci serve, inserirei oggi stesso una colletta online per comprarlo. Ti darebbe una mano, ti farebbe recuperare dei punti che magari oggi non pareggia a Venezia, indubbiamente, però ci sono tanti problemi che nascono da qui, dalla testa, dalla voglia, cioè è inutile, cioè se tu scendi in campo che non c'hai voglia, cioè, se a fine primo tempo sei a Venezia, vinci solo di un gol di scarto, dopo un primo tempo non di alto livello, tu mi entri in campo contento, soddisfatto, con la pancia piena, sazio, vuol dire che c'è qualcosa che non va, che c'è un problema di fondo nella testa dei calciatori, c'è un problema di fondo nella voglia che ci mettono in campo i calciatori. Guardate, se lavorasse la Juventus appenderei tutti i giorni la classifica di Serie A alla porta dello spogliatoio per fargli capire che sono lì in basso e se lo meritano, ce lo meritiamo di essere lì, ce lo meritiamo di essere lì. E tu dovresti avere cazzo la voglia di mangiarti ogni filo d'erba di ogni campo da calcio. È per quello che devi fare le gare da provinciale ad alta intensità, come ti diceva Allegri. Invece no, noi siamo sempre lì, farfallini che saltelliamo Allegri nei campi. Non ci sto. Mi dispiace, ma non ci sto.
Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo con la live reaction dopo, ma non ci sto.